felicissimi di essere qui, Francesco Passafarro del Teatro Incanto, Stefano Cavicelli, fondatori del Teatro Incanto, alcuni tra i fondatori. Lo ripeto perché mentre voi fate 30 anni, noi oggi ne facciamo 10 e per noi è una grandissima cosa perché per una compagnia teatrale fate 10 anni. Abbiamo iniziato a fare teatro per raccontare attraverso l'arte e la cultura l'importanza del sorriso. Ci abbiamo provato ovviamente, arte e cultura sono due parole davvero complicate. Soprattutto niente fa pensare che arte e cultura si leghino al sorriso. Di solito arte e cultura sono due cose che... Prego? Pesa. Sono un pochino, come dire, due mattoncini, esatto. Però noi abbiamo voluto raccontare attraverso le commedie di Nino Gemelli, attraverso le commedie di Edoardo, di Pirandello, di Goldoni, di Albertazzi, grande irreprensibile Albertazzi, ma anche teatro Albertazzi, assolutamente. Abbiamo voluto raccontare quanto è importante il sorriso, quanto è importante la risata, anche perché il sorriso fa bene il sorriso, siamo sicuri a cosa? A tutto il cuore. Al cuore. Fa bene proprio fisicamente. Quella è la telefonata lunga la vita, il sorriso no, non cincia legge, no. Il sorriso fa bene al cuore, fa bene proprio agli organi vitali. C'è chi dice che però il sorriso, sorridere, significhi mostrare i denti. Siete d'accordo? Significa essere uno contro l'altro perché si mostrano i denti. Noi non siamo particolarmente d'accordo. Per me sorridere significa aprire il cuore. Aprire il cuore agli altri. Per sorridere bisognerebbe almeno essere in due. Noi abbiamo voluto sorridere in gruppo, ma ormai per fare gruppo si fa una cosa sola. Si apre un gruppo su WhatsApp, fondamentalmente. Non c'è nessuno che sta in gruppo. Oppure su Facebook, lo straordinario social network, dove però non si sorride. Fondamentalmente su Facebook si sta in un altro modo. Come si sta su Facebook? Questa è la posizione per stare su Facebook, con le labbra protrutte. E c'è uno studio, un fenomenale studio sociologico, per cui tu più più mintichi labbra, esattamente, più sei un perfetto social network. Lui è un grandissimo attore, voi lo conoscerete tra poco, perché proprio lui, attraverso uno dei monologhi più grandi sulla risata, ci spiegherà i vari tipi di risata dal monologo di Ditegli sempre di sì. Stefano Berricelli. Sapete cosa veramente è difficile per un attore? No. Ridere e piangere in scena. Quando l'individuo arriva a perfezionarsi nel pianto e nel riso, vuol dire di essere diventato qualche cosa di buono. Io per esempio, sentite come rido, 5 minuti, sì, un piccolo saggio. Quando si dice si ride, ci sono diversi modi di ridere. C'è la risata dell'uomo tranquillo, beato, ottimista, colui il quale vede il mondo color di rosa e ride pressa un poco così. Poi c'è la risata ironica di chi prende in giro l'umanità. La risata amara, la risata di colui il quale si macera dentro. E infine la risata che mi riesce meglio, la risata dell'idiota. Ora vediamo se riesco a commuovermi con il pianto. Adesso il caso mi sta bene, dai. L'attore ci vuole. C'è chi lo fa con la cipolla. Sì. Molti attori ciccioli nell'Ottocento nascondevano una mezza cipolla nel fazzoletto
e al momento opportuno provocava l'arrossamento degli occhi e le lacrime. Erano mezzucci, invece io piango con le lacrime vere. Adesso? Ah, sì. Ho bisogno solamente di qualche attimo di raccoglimento. Ma abbiamo fretta, ma abbiamo fretta. E non merda. No, 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 no. Non so perché, ma oggi dopo non mi viene. Io faccio... No, 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 no. Un momento. Devo pensare a cose tristi. Sì? Sì. Sono un povero infelice. Bene, si vede questo, sì. Senza fatti. Senza male. Mi dispiace ancora di più. Non ho soldi per pagare il padrone di casa. Ma siamo tutti nella stessa condizione. La miseria! Il castrale! I poveri miei! Addio! La crisi! E nessuna cosa devo perdere il proprio vino a casa. Grazie, grazie. Questa è veramente un brano tratto da una delle commedie più famose di Edoardo De Filippo, uno dei più grandi uomini di teatro, un grandissimo attore. Ora, quando si dice la parola attore, quelli bravi, quelli veramente importanti, cominciano a raddoppiare le T, quindi si dice attore. Quindi si vuole una piccola pausa, ci vuole una piccola pausa tra la A e le T, in modo da creare quel fatto si fa attore, esattamente quello, poi studiamo si vede che è proprio la carriera, esatto. Sono due T più 2 perché le raddoppi 4, 4, 8, 16, 32 T e abbiamo fatto l'attore, ma ci sono delle diverse leggende sull'attore, no? Si crede per esempio che l'attore sia, per forza, debba essere un uomo colto. Ora io sono considerato, diciamo, da alcuni un attore dialettale, di conseguenza un attore da marco. No. Per far finta che io sia colto, ho studiato tantissimo, perché ho studiato come si abbassa la voce. In quanto è assolutamente vero che più abbassi la voce, più dici delle cose più profonde. E allora la mia voce si abbassa, io abbasso questa voce fino a fare quasi dei ruttiti. Vado più vado basso, più è colto quello che dico. D'accordo? Questa è la prima regola della cosa. Seconda regola dell'attore che deve essere colto è di oscillare la testa, no? Quindi abbasso la voce, oscillo, no? Giovani, ci siamo? Va bene così? No? Sembro colto, sembro abbastanza bene. Terza regola, quindi abbasso la voce, oscillo, ondeggio, tentenno. Terza regola è quella di camminare. Camminare però incerto, vago, perché non so la strada, fondamentalmente, quindi vado piano. Al ritorno, la conosco, quindi vado un po' più, quindi un po', come dire, un po', ecco, in questo modo io divento un attore, ma manca una cosa fondamentale, il contenuto di quello che dico. Quello che dico deve essere fenomenale. Allora, per sembrare intelligente, dico tutto lo scibile umano, poi si capisciti, capisciti, si non capisciti, è lo stesso, tanto non ha un senso logico. Ripeto le regole, voce bassa, oscillare, camminare. Voce bassa, basso, oscillare, camminare. Io non sono molto colto, mi sa, camminare. No. Allora, dopo, camminare un po'. Però certo, più. Certo. Un po' meno. Ci siamo? Siete pronti? Bello. 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 È nel cuore il lento soggiacere delle morti stagioni che non ha fine. Bello è nel cuore il rapido cadere delle energie mentre in bianca il crimine. E qualcosa se ne va, senza che mai faccia ritorno al vivere fatale. Volgiti indietro e la miseria, Odrai. Volgiti indietro e la miseria, Odrai. La miseria che piange sulle scale. Tanto gentile e tanto resta fare la donna mia, mentre l'altro saluta, che al vederla così bene vestuta, 15 lire le si possono.
affrontare. Va per i cieli densi un tempo scuro ed è l'anima mia che le sta dietro. Oh, dolcezza di un tempo meno duro. Oh, durezza di più di mezzo metro. Su per le calli, torturando i calli, le valli, gli avanti e le convalli, rammenti te. Mazza di San Giuseppe, quando l'intrice mia, quando vedrai Pape Satan, Pape Satan, Pape Satan, Aleppe, volgiti indietro e la miseria avrai, la miseria che piange sulle scale, è commovente, rotto è questo mio cuore, è rotto e frale, è rotto, è rotto, è rotto, è rotto, è rotto, ed io me ne strapongo sopra e sotto, a straccia, a pezzi, a morfie, a cenci, a ciocche, a minuzzoli, a pugni, a mani, a sacchi, a palle, a spoglie, a spolverine, a ciocche, a spicchi, a foglie, a spicchi, a ponte, a paglia, a cuglie, a cubi, a tonti, a pelle e fiori, le donne, i cavalieri, l'arma e gli amori. Nel mezzo del cammin di nostra vita, arma la poppa e salta verso il mondo, laddove chiederai, e lei? È lei quel tal signore che sedeva accanto a me sul tramvai, e questo amore per cui piangete, o donne, e lacrimate forte, che il re di Creta è condannato a morte presso la culla in dolce atto d'amore all'ombra dei cipressi e dentro l'urne. E se mi scappa, chi mai l'afferrerà? Amor, che nullo amato amar perdona, se tu le mani ormai ti sei lavate, ti consegno il mio cuor dentro una biscia, floscia, si inguscia, nella grascia ambascia, all'uscio dell'angoscia, cresce, nesce, rimascia, poscia, mascia, nasce, piglia quella biscia che hai cuor freddo biscio. Tutto di verde mi voglio vestire, d'ore è partuto e solo t'ha lasciato, quando Rosina scende giù dal monte a mare chiaro, ci sta una fune, ci sta una fune, ci sta una fune, ci sta una finestra dove ognuno ci fa una fermatina e se ne va per la via vagabonda, allegra o movimonda, mesta o cogitabonda, bionda o bella bionda, sei come l'ombra. La bellezza dell'essere attore è quello che ogni attore avrà dovuto fare la prima volta quando gli è stata segnata la prima parte. Signore e signori, Stefano Pericelli, l'audizione. Avanti un altro. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi sta ascoltando? Certo, siamo no, bene. No, è sempre lui. Cioè, ah, è sempre... E l'ho scritto così, proprio... È il monologo. Ah, ho capito. Sempre il monologo, parlo solo. Giusto, sarà un'altra cosa. Siamo in due, un biondo. Giusto, giusto, ragione. Ci avevo pensato. Sì, perdono. No, ma è bene, è scritto bene. Perché uno pensa che stia domandando a me, invece... Cioè, no. Prego, prego, prego. Le chiedo scusa. No, no. Ragazze, non disturbate, è un monologo. Sempre... Dall'incipit. Grazie. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi...
Marco, mi sta ascoltando? Non so, neanche un cielo. Ma sul serio tutto fosse finito. No, ho capito che no! Un attimo però, perché qua stiamo esagerando. La prima volta va benissimo, la seconda, alla terza però, Non voglio fare una piazza, però l'ho spiegato prima, che insomma... Mi scusi lei, ha ragione, monologo. Posso... Dall'incipit. Grazie. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Ma mi sta ascoltando? Non so, neanche un cenno. Ma sul serio del tutto fosse finito. Ma io... Un po' d'acqua. Posso prendere questa? No! Ho lo sciacquone per dire l'acqua! Mi scusi, però... Ma sta morendo sul parco, non devo dare l'acqua. Mi scusi, vabbè, la lascio morire sul parco. Dai, grazie. Avanti. È arrivato Molière. Avanti, parco. Ricomincio. Sempre dall'incipit. Del suo monologo. Non si adatta. La prego, vada avanti. Anzi, ricominci. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Mi sta ascoltando? Non so neanche un cielo. Sono serio che tutto fosse finito. Io... Un po' d'acqua. Posso prendere questa? Ecco, il monologo finisce qui. Se lei non trova porto. No, va benissimo. Ma no, scusi, ma dove finire?